Bentrovati cari amici in questa puntata nella quale andiamo a scoprire, a vedere insieme, a cercare insieme tre idee per l'estate che sta arrivando, per affrontare il caldo con eleganza sempre classica. Lo facciamo anche in questa puntata attraverso un ordine, configureremo insieme almeno tre capi. Adesso lo decideremo un pochettino insieme. Io qui ho con me alcuni tessuti che ho già ordinato perché li volevo ovviamente toccare con mano, vedere più da vicino. Voglio partire da un classico, la giacca sportiva di lino da portare spezzata ovviamente con un bel paio di pantaloni tanto classici quanto soprattutto sportivi, i classici chinos o chinos o chinos, chiamateli come li volete, io li chiamo chinos. Bando alle ciance, non perdiamo tempo, vediamoci la sigla e poi partiamo con l'ordine. Allora, in questo caso abbiamo detto niente abiti, facciamo uno spezzato. Partiamo dalla giacca. Poi una giacca estiva. Impostiamo allora i nostri filtri. Per quanto riguarda il materiale, dato che deve essere una giacca estiva, voglio qualcosa che abbia anche il lino, ossia lino in purezza, comunque abbia il lino. Meglio non in purezza perché poi c'è il rischio che si stropicci troppo. È una caratteristica del lino che appunto può piacere o non piacere. Ha questa caratteristica. Per quanto riguarda il colore, il disegno, eccetera. Allora, io tra i campioni che mi sono fatto mandare ho trovato questo tessuto qui, che è un classico blu scuro, nemmeno poi scurissimo per la verità, e è uno spiegato di una consistenza piuttosto grossolana, quindi sportiva, che è del lanificio subalpino. Non l'ho mai provato questo lanificio, il tessuto però mi piace molto. Quindi andiamo al produttore, lanificio. Vediamo se c'è sempre l'anificio subalpino, eccolo qui, oh, eccola qui, vedete? Andiamo a vedere, ecco, 100% lino, 100% lino. Ha il peso 260-280 grammi, apparentemente potrebbe sembrare pesante, ma in realtà il lino è un tessuto che dal punto di vista della massa, cioè del peso effettivo, è più pesante della lana. Però è molto più traspirante, ha una trama molto più aperta e quindi la percezione del calore è molto più bassa. Infatti, se andate a vedere, calore basso, quindi perfetto per l'estate. È pregio medio-basso, perché appunto abbiamo detto un qualcosa di sportivo. E bene, selezioniamo questo e andiamolo a personalizzare. Allora, per quanto riguarda i rever, andiamo, facciamo due bottoni rever larghi, perché sono quelli più classici rispetto a quelli che vanno di moda ora più stretti. Poi andiamo avanti. Questo qui, essendo una giacca sportiva, non metteremo assolutamente le tasche a filetto. Le metteremo o a pattina o a toppa. C'è toppa e toppa classica, però non si capisce molto bene la differenza, devo dire. Ah, ecco, scusatemi, che scemo. La differenza è anche nel taschino. E anche nel taschino, anche in questo caso, taschino applicato a toppa. No, io guarda, vi dirò, o toppa classico, se no pattina, che direi. Vabbè, facciamo toppa classica. Dai, tanto la natura di questa giacca è sportiva. Toppa classica, quindi applicata, e però con il taschino classico. Quindi andiamo avanti, sempre quattro bottoni, la manica, sempre due spacchi. In questo caso la spalla, dato che è una giacca più informale, sceglierò la giacca con spalla a camicia, di tipo napoletano. Andiamo a selezionare e andiamo avanti. Per quanto riguarda i bottoni, qui volendoci potremmo anche sbizzarrire, però rimaniamo comunque sul tradizionale e lasciamo il blu notte. Andiamo avanti, dato che questa qui è estiva, la facciamo semi foderata. La fodera interna Blue Oxton va bene, andiamo avanti.
le impunture io non le metterei nemmeno, cioè le faccio semplicemente in tinta, mi vanno bene, anche perché non vorrei che poi trasparissero. Il ricamo interno, dato che interno ce lo possiamo mettere, e lo mettiamo. Andiamo avanti. Nessuna, per quanto riguarda l'asola, si fa in del reverse, si fa in tinta. Andiamo avanti. Anche il retro del colletto in tinta. Ed ecco qui il nostro, la nostra bella giacca sportiva. La aggiungiamo al carrello. La abbiniamo subito a un bel paio di pantaloni. Quindi adesso andiamo in shop, andiamo a selezionare, vediamo pantaloni, abbiamo pantaloni classici e chino. In questo caso, dopo che abbiamo scelto un'impostazione, come dire, sportiva, andiamo sui pantaloni chino. E come colore possiamo andare o su un beige o su un bianco. Vediamo il bianco cosa mi offre. Un rigato che è un po' impegnativo. Questo è un bianco anche un po' troppo ghiaccio. È molto impegnativo e poi si sporca molto. Vediamo il beige cosa ci offre. Pantaloni di lino, questo beige molto chiaro, questo beige ancora, ecco, questo forse è quello che mi convince di più, sapete, perché non è un bianco ghiaccio come questo, è un color sabbia che secondo me ci può stare perfettamente. Quindi io selezionerò questo. Vediamo un pochettino il tessuto, è cotone, 240 grammi, larghezza dei pantaloni media, mi va più che bene, e lo aggiungiamo al carrello. E la nostra prima mise l'abbiamo ordinata. Io però voglio fare anche un'altra giacca, anche questa informale, con un tessuto di questo genere qui, anche questo credo che sia un misto lino-lana, questo qui era tutto lino, questo qui è un misto lino-lana di loro piana. Andiamo su shop, andiamo giacche, produttore loro piana, il disegno è tinta unita, quella che dico io è questa qui, vedete, misto seta, lana e lino, lana, seta e lino, guardate, pregio estremamente elevato, infatti costa un sacco, e, finezza elevata, però comunque è francamente estiva. Quindi andiamo a personalizzarla, personalizziamola. Anche questo qui, due bottoni, reverse larghi, avanti. Poi quella di prima l'abbiamo fatta con le tasche applicate, questa la facciamo con le tasche a pattina, che sono informali, non sportive, ma diciamo informali. Andiamo avanti, sempre quattro bottoni, sempre due spacchi. Ah, scusate, andiamo un attimo indietro. Anche qui mettiamo con la spalla a camicia, andiamo avanti, bottoni color mogano, perfetto, bellissimi, mi piacciono così come sono di default, e anche questa la facciamo semi foderata perché deve essere utilizzata in estate. L'impuntura, qui ce la farei anche un'impuntura di un colore un pochettino a contrasto, vediamo come l'ho, no, questa, scusate, questa è la fodera, lasciamo la testa in oro, vai. Andiamo avanti. Poi per quanto riguarda le impunture, qui si può anche un pochettino giocare su queste cose, la possiamo fare beige o avorio, facciamola beige, avanti. Il ricamo interno ce lo mettiamo, avanti. L'asa del reverse, volendo ce la possiamo fare anche una nota un po' così distintiva, ma va bene, lasciamola in tinta anche questa. Andiamo avanti, il retro del colletto anche questo è in tinta, ed ecco pronta la nostra, il nostro progetto di questa nuova giacca sportiva. L'aggiungiamo. E poi, amici miei, è tanto che volevo farlo, qui siamo a veramente, insomma, qui si osa, perché è un tessuto molto particolare, perfetto per le località di mare, comunque è un po' ricercato, un po' da dandy se vogliamo, perché il Seal Sucker di cui vi ho parlato a suo tempo
dava molto di moda, va ancora di moda, soprattutto nei paesi anglosassoni, in paesi caldi, in America moltissimo, in America del Sud, ma non soltanto, anche in Italia ha avuto dei periodi in cui era piuttosto di moda, ma essendo classico non passa mai di moda il Seersucker, perfetto per l'estate, soprattutto in località prossime a un qualche specchio d'acqua. Proviamo quindi a farne un abito. Dunque, vediamo un pochettino. Questo è un tessuto di tessitura di Quaregna. Vediamo, produttore, tessitura di Quaregna. Eccolo qui il nostro Seersucker, bellissimo, stupendo. Personalizza. Allora, in questo caso si fa giacca a tre bottoni. Per larghi, in questo caso si fa con le tasche a pattina, 4 bottoni, 2 spacchi, anche se ci potrebbe stare bene qui uno spacco solo, ma mettiamoci 2 spacchi, spalla con rollino, andiamo avanti, il colore dei bottoni secondo me, ma qui ci possiamo anche giocare, bianco perla col classico bianco, piuttosto che il blu notte non mi convince del tutto. Il blu ci può stare, il bianco ci può stare, il bianco perla, io andrei su un bianco perla, sapete. Andrei su un bianco perla, andiamo avanti, si fa semifoderata perché anche questa deve andare bene per l'estate. La fodera la voglio in color carta da zucchero, il ricamo interno ce lo mettiamo, avanti anche qui. In questo caso pantaloni di larghezza media. Ci mettiamo il risvolto alto, il risvolto se c'è, a mio parere deve essere di almeno 4 cm, in questo caso si tratta di un abito mai troppo formale e comunque per il giorno, quindi i risvolti ci stanno tutti. La cintella sartoriale la mettiamo nel classico azzurro, in questo caso è perfetta, andiamo avanti. Ci mettiamo le pants, 2. Dato che un abito estivo e che si presta bene a giocare anche con degli abbinamenti spezzati, in questo caso ci lascio i passanti perché lo voglio utilizzare con la cintura. Le tasche laterali sì, i bottoni per le bretelle no. E quindi andiamo avanti, cioè ci possono anche far mettere per la verità, e quindi tenere tutte e due, così possiamo giocare sia con le bretelle che senza. Mettiamoceli. Avanti. A questo punto il nostro abito è completo, lo aggiungiamo al carrello e adesso, cari amici, siamo pronti per ordinare. Procediamo all'ordine, conferma, procedi al checkout, ho letto e accetto le condizioni di vendita, completa l'ordine ed ecco che l'ordine è stato confermato. Come al solito vi terrò aggiornati sugli sviluppi, vi farò vedere poi quando arriveranno e questi capi che abbiamo ordinato, come mi staranno, spero di avervi dato così dei suggerimenti o in ogni caso di avervi tenuto compagnia. Vi ricordo che abbiamo con Lanieri delle convenzioni finché ce l'abbiamo, sfruttatele, perché lo sapete, l'avete visto anche l'anno scorso, non durano per sempre queste convenzioni, quindi sfruttatele, datemi retta. Bene, con questo è davvero tutto, vi ringrazio per avermi tenuto compagnia e come sempre, se vi va, noi ci vediamo nelle prossime puntate. Ciao, a presto! Eccoci! E guardate qua, sono dietro una muraglia di confezioni di Lanieri che adesso aprirò insieme a voi, sono arrivate dopo circa un mesetto, l'ordine è piazzato a poca distanza da quello dell'abito, per così dire, dal matrimonio, ma non perdiamo tempo, andiamo subito ad aprire, vediamo come si presenta il tutto. Partiamo dal primo scatolone, anzi questi qui mettiamoli giù, rasoio ovviamente ormai immancabile per i miei spacchettamenti, sono pronti? Siete pronti? E voilà! Ecco qua, cosa c'è qui? Andiamo a vedere quale sarà delle cose che ho ordinato. Sono molto curioso. Facciamo spazio. Ovviamente nel nostro porta abiti marcato Lanieri. Cosa c'è?
Ecco qua, allora, qui ci abbiamo lo spezzato in lino con i nostri Kinos. Guardate, guardate che bello. E questo tra poco lo proviamo, ve lo faccio vedere. Poi prendiamo questa scatola. Andiamo ad aprire, vediamo cosa c'è qui dentro. Signori miei, qui c'è il blazer estivo, il blazer di lino. Il blazer di lino, beh, bellissimo. Bello, bello, bello. Questo lo vedo già, mi piace un sacco. E poi, signori miei, in quest'ultimo pacco, quindi teoricamente ci dovrebbe essere il nostro Sir Sacher. Andiamo ad aprirlo. Qui abbiamo la nostra bustina, la lettera d'accompagnamento, la lettera di benvenuto di Lanieri, che abbiamo visto anche quando in generale acquistiamo un abito, con tutti i dettagli, il servizio clienti, come fare le modifiche, il servizio rimborsi, eccetera eccetera, la fattura. E qui sotto quindi c'è il nostro abito nel suo porta abiti. Poi vi ricordo, l'avete visto, c'è sempre la gruccia di cedro, che è una sciccheria. Ta-dan! Ed ecco qui, cari amici, il nostro Sir Sacher. È arrivato il momento di andarmi a cambiare. Vi faccio vedere come... bello, eh? Vi faccio vedere come mi staranno tutte queste nuove miss. A tra poco. Ed ecco qua, signori miei, questa è la prima miss di Lanieri. Uno spezzato informale, sportivo, ma... a mio parere elegante, perfetto per l'estate, perfetto secondo me anche nelle mezze stagioni, anche per la primavera e per l'inizio dell'autunno. Traete voi le conclusioni. Allora, per quanto mi riguarda, la giacca mi cade veramente a pennello, perfetta ormai, vabbè. Ormai io, cioè, dal punto di vista della vestibilità con Lanieri, devo dire che mi sono sempre trovato ottimamente. I pantaloni, quindi la prima volta che li ordino, di questo tipo, devo dire che sono precisi, forse anche troppo aderenti al limite. Vedete, qui sono molto aderenti, come vanno di moda oggi d'altronde. Io forse le preferisco un pochettino più abbondanti, però dal punto di vista della vestibilità dobbiamo dire che è assolutamente perfetta. Passiamo dunque alla seconda miss. Ed eccoci ora invece con il nostro blazerino estivo, un evergreen, anzi dovrei dire forse ever blue, di lino, quindi perfetto per l'estate, bello traspirante, vestibilità perfetta, come sempre. Comunque traete voi le conclusioni. Il tessuto è pesante, nel senso della pesantezza dal punto di vista della massa, ma trattandosi di lino è molto traspirante, quindi anche molto disinvolto, per così dire. Passiamo ora alla terza miss, cioè l'abito, il completo, il Sir Sacher. E infine, amici, concludiamo in bellezza, in pieno stile anglosassone, addirittura direi quasi americano, con questo Sir Sacher, tipicamente estivo, tipicamente che richiama i paesi caldi, i paesi del sud, richiama un po', se volete, anche la vacanza, però sempre comunque l'eleganza, c'è sempre una certa formalità, vedete, in questo abito. Tra l'altro un abito che si presta bene, secondo me, anche ad essere scomposto in uno spezzato, quindi ad esempio soltanto la giacca in Sir Sacher, poi magari un paio di chinos, chiamarli chiari, bianchi, beige, ci può stare bellissimo. Bene, cari amici, direi che gli abiti, le giacche, queste miss parlano da sole. Vi ricordo, per chi è interessato, c'è lo sconto speciale per chi segue questo canale, trovate tutti i regolamenti, tutti i coupon in descrizione. Io vi ringrazio per avermi seguito anche in questa puntata.
e come sempre, se vi va, ci vediamo nelle prossime. Ciao, a presto.